Ea, si può dire che è stato un altro Chiavari nonostante la sconfitta rispetto alle ultime prestazioni? Questo sì, perché quantomeno la partita ce la siamo giocata, però alla fine i punti sono sempre zero, quindi fino a quando non si muove la classifica e non si porta qualcosa a casa c'è poco da stare contenti, c'è da analizzare, questo sì, quindi la squadra ha avuto un altro percorso in questa partita rispetto alle altre, abbiamo perso qualche cosa sul terzo quarto tempo di freschezza mentale, siamo un po' corti, manca qualcheduno, ancora non è in forma, non mi piace, bisogna che si dia una mossa, adesso sono finiti anche i tempi delle babysitter sinceramente. Non siamo più a giocare come i bambini e devono farsi vedere, quindi qualche errore di troppo singolarmente, perché nel complesso la squadra mi è piaciuta, potevamo fare qualche cosina in più quando ci sono presentate le azioni in attacco, qualche cosina di attenzione in più in difesa e probabilmente saremmo riusciti a portarlo un po' più avanti, nel senso che comunque nel terzo e quarto tempo la partita l'ha fatto il Bologna, nei primi due l'abbiamo fatta noi. Abbiamo tutto il tempo in questo mese per rimettere a posto quello che c'è da mettere. Tu invece hai esultato parecchio perché è stata la liberazione da un incubo, è esplosa a mezza piscina, sono tutti i tuoi fans questi? È una clac? Ma diciamo che essendo qua oramai da tanti anni è diciamo la mia seconda casa. Una liberazione sì, perché comunque sono due mesi che sono fuori dall'acqua, mi alleno e non mi alleno purtroppo, però appena ho avuto la possibilità sono subito rientrato in acqua, quello sicuramente. Diciamo che la ciliegina sulla torta sarebbe stato vincere, però vabbè, rimandiamo alla prossima. Thomas, una partenza eccezionale, i primi 16 minuti, 4 gol, non solo, hai difeso, hai conquistato palloni al centro, poi sei un po' calato e con te è calata la squadra nella seconda parte. Esatto, sono partito fortissimo, siamo partiti noi fortissimi e con lo spirito giusto, perché era quello che ci mancava dalle altre partite, diciamo. Ci mancava proprio lo spirito, la grinta, il voler fare risultato. Siamo partiti bene. Poi sono calato anch'io comunque perché sono stato fermo anche questa settimana per un problema ed ero poco in forma, però non è la giustificazione. La squadra non è che se sono calato io è calata la squadra, è stato un calo generale che non dipende da me, che magari ha fatto calare anche me. Abbiamo diminuito il nostro ritmo e purtroppo non siamo riusciti a tenere come abbiamo tenuto i primi due tempi e non siamo riusciti a portare a casa un risultato. Comunque si possono vedere molti aspetti positivi.